Tommaso, tu sei uno degli arrivi importanti di categoria superiore. Che sensazioni hai in questo nuovo giorno che sta per iniziare, insomma, in questo nuovo ritiro che sta per partire con il Teramo, scendendo di categoria da Cittadella? Sì, questo è il primo giorno che ci siamo trovati a Teramo. Devo dire che l'impressione è stata ottima, sono molto contento di essere arrivato in una società che mi ha veluto, che è importante, che è un progetto molto ambizioso. Sono contento di poter dare il mio contributo sia in campo che fuori per poter fare qualcosa di importante in questa piazza che merita tanto. Terzino destro, ma abbiamo letto che puoi anche giocare a sinistra eventualmente, anche centrale? Sì, il mio ruolo naturale diciamo che è terzino destro, esterno basso. Ho giocato anche a sinistra quando c'è stato bisogno di essere impiegato a sinistra. Ho fatto anche qualche partita come centrale, ma in caso proprio di estrema urgenza, ecco. Il Teramo è stato inserito nel girone C, un girone che di serie C ha poco però, perché per le squadre che ci sono sembra più una serie B. Sì, sicuramente il girone C di serie C è il girone a mio avviso più impegnativo, dove ci sono squadre non solo attrezzate a livello di organico, ma anche a livello insomma, di ambiente hanno un aspetto molto importante. Sicuramente bisognerà prepararci bene perché sarà soprattutto a livello mentale un campionato molto dispendioso, ma la squadra ha ottimi giocatori che insomma, hanno molta esperienza, quindi non sarà sicuramente il girone a metterci pressione addosso. Che ricordi ti porti dietro da Cittadella? Dal Cittadella mi porto tanti ricordi belli, ma diciamo che in ogni parte dove sono stato ho ricevuto tanto, sia come affetto sia come esperienza. Devo dire che da Cittadella ovviamente il ricordo più bello sono stati, non vorrei essere scontato, ma i playoff, dove siamo riusciti ad arrivare in finale, poi abbiamo diciamo, perso forse per un po' di esperienza rispetto all'altra squadra, ma è comunque un ricordo che rimarrà per sempre nella mia vita. Vieni dalla Serie B e trovi anche un allenatore da Serie B, perché Tedino insomma, ha allenato a Palermo fino all'anno scorso. Ci hai già parlato, avete già modo di scambiarvi qualche opinione? Sì, con il mister, io conoscevo già il mister, diciamo che avevamo già giocato contro, lo conoscevo per la nomea che ha, ma personalmente non eravamo mai entrati in contatto. Abbiamo parlato, è stato un colloquio molto positivo e sono contento comunque di poter far parte della sua rosa.